6.706 giorni dopo la San Benedettese torna a Sora e come quella famosa gara disputata nel 2005 torna a San Benedetto del Tronto vincente, questa volta 3-1 con la squadra di Maurizio Lauro che ha dominato la gara dall'inizio alla fine. Nei primi 20 minuti si è praticamente decisa la sfida, dopo tre minuti appunto la sbloccata Romairone, a seguire Sbardella al 15° e Tomassini al 20°. Sul finale la sfortunata autorete di Scimmia che comunque non ha in qualche maniera influenzato sul risultato finale. Questo è sicuramente un buon inizio per la squadra di Patron Vittorio Massi, che conosciamo tranquillamente quelle che sono le ambizioni del club, e da questo momento si può già iniziare a pensare a quella che sarà la prossima gara, quella casalinga contro il Tivoli. Andiamo quindi a sentire le parole dei protagonisti. Siamo stati bravi il primo tempo nel capire quando giocare e quando verticalizzare, e abbiamo cominciato a verticalizzare subito, infatti è nato il gol da questa verticalizzazione, quindi siamo stati bravi, e dopo abbiamo capito che invece era il momento di palleggiare, di costruire anche in modo diverso, di metterli un pochino in difficoltà, e l'abbiamo fatto bene. Anche il terzo gol di Tomassini è venuto da una bella azione tutta corale, siamo stati bravi. Dopo questo purtroppo nel secondo tempo non abbiamo fatto meno, stanchezza, però magari avevamo anche un pochino mollato mentalmente, abbiamo fatto soltanto la fase di non possesso bene mentalmente, e quella di possesso l'abbiamo un pochino tralasciata, come per dire se difendiamo bene tanto gol non ce lo fanno, e poi vediamo. Mister, una categoria del genere, no, dove sappiamo l'importanza degli under, anche oggi non hanno giocato con il freno a mano tirato, anzi, e sicuramente nelle gestioni precedenti abbiamo visto degli under forse un po' più spaventati, vediamo Pagliari e Zoboletti farsi chilometri, macinare chilometri, è nella loro indole o glielo indica anche lei? No, è una loro caratteristica, però noi vogliamo che i terzini vadano, che spingano col giusto equilibrio, devono imparare a capire quando è il momento di andare. Delle volte secondo me l'esterno va lasciato anche nell'uno contro uno, non gli va portato il raddoppio, quindi capire queste cosine qua, anche perché detto, abbiamo qualità anche sugli esterni e abbiamo giocatori bravi nell'uno contro uno, quindi delle volte riuscire a leggere la situazione. Però abbiamo fatto bene, ma non solo loro due, ha fatto bene il portiere, ha fatto bene anche chi è entrato, abbiamo fatto bene tutti. Ecco, in un modulo di questo tipo, se dovesse chiaramente essere portato avanti nel corso delle giornate, Danilo Alessandro dove può trovare spazio? Sulla sinistra magari? Danilo è un attaccante, quindi sulla sinistra così la vedo un po' dura, perché comunque è un giocatore che gli piace giocare più dentro, e magari ecco gli anni, diciamo, mentre prima giocava un po' più di esterno, adesso vuole stare più vicino alla porta, quindi è un giocatore che tendenzialmente verrà a giocare un pochino più dentro. Vabbè, complimenti a tutti innanzitutto, a tifoseria, squadra, staff, perché comunque abbiamo visto che la Samba è una signora squadra. Noi abbiamo approcciato non bene ovviamente, ma non tanto per paura, anzi tutt'altro, avevamo cercato di affrontare la gara con i duelli uno contro uno. Abbiamo perso il primo duello dopo 2 minuti e 30, ha fatto un gran gol il vostro giocatore, ai quali ho fatto anche i complimenti. E la cosa che non mi è piaciuta della mia squadra è stato quel quarto d'ora in cui siamo andati un po' in bambola, siamo andati. Quello non deve accadere, perché bisogna sempre stare in partita. Già esordio dal primo minuto, ci puoi raccontare il gol? Come ti è venuto di calciare, visto il portiere un po' fuori dai pali? Sì, ho visto il portiere fuori dai pali, è stata questa palla che è rimbalzata, non ci ho pensato due volte, ho provato a calciare e è andata bene. Il boato dei tuoi tifosi? Spettacolare, sono venuti in tantissimi oggi fin qua, che è una trasferta comunque lunga, infatti a nome di tutta la squadra li ringrazio, e ci hanno dato sostegno, ci hanno permesso anche loro di iniziare così forte questa partita e ci hanno dato una grande mano oggi. Senti, tu sei l'ultimo arrivato, no? Cosa ti ha spinto ad accettare San Benedetto, comunque anche in un periodo di mercato dove le squadre erano già quasi tutte a posto? Ma non è neanche da dire, è una piazza di un'altra categoria, mister e il direttore mi hanno dimostrato subito tanto affetto e era quello che cercavo, e allora ho accettato subito senza pensarci due volte.